Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare vi invito a mettere like al video, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale. Perché ripeto, oltre il 57% abbiamo migliorato un po' questa statistica negli ultimi 7 giorni. Che vede i miei video e gente non iscritta, quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. Dobbiamo parlare del caso Segre. Chi è Segre? È un giocatore del Torino. Non so se l'abbiate visto, è entrato nel finale di partita e ha scambiato la maglia con Paolo Dybala. E voi direte: sì, che c'è di strano? Nulla, essenzialmente lui ha scambiato sta maglia, ha fatto una foto con la maglia di Dybala così con un sorriso. Foto che doveva essere inviata al padre, doveva rimanere privata. E invece sta foto qua è uscita sui social, non so in che maniera. Magari lo stesso ragazzo ad averla messa ingenuamente perché è felice di questo cimelio da regalare al padre. Un cimelio che tanto ambiva perché il papà di Segre è amante alla follia di Paolo Dybala. E voi direte: ma non c'è nulla di male. Eh sì che non c'è nulla di male, però cosa è successo? È successo che i tifosi del Toro, risentiti ovviamente del risultato del derby, e l'hanno manifestato in più modi, hanno insultato sto ragazzo tramite social con messaggi diretti e altre cose, tant'è che il ragazzo, vista la situazione, si è sentito in colpa e quindi ha provato a scusarsi sempre tramite social, tramite Instagram. Questo è quel che è successo, ma ragazzi, cioè le manifestazioni di dissenso dei tifosi del Toro non sono solo queste, perché per esempio dopo il derby è stato appeso uno striscione lì fuori dallo stadio Olimpico di Torino, ci avete rotto il bip, giusto per far capire che aria tira. E devo dire una roba, chi viene a giocare al Torino inizia là, gioca il derby, non capisce quanto i tifosi del Toro siano affezionati a quella partita là. Quella partita vale 9 punti per il tifoso del Toro, perché è una rivalità molto cittadina. Infatti io credo che un tifoso juventino in Campania e in Sicilia dice: sti cazzi, è il derby, ma non è come Inter Milan, che è un derby d'alta quota. È un derby, perché sì, c'è storia, però è una roba che vivono alla... cioè, veramente in maniera importante solamente chi vive la città di Torino, perché nella quotidianità ti scontri col tifoso del Toro e quindi anche tu, juventino, inizi a provare quel tipo di garra agonistica nei confronti del Toro, quella specie di adrenalina giusta da derby. Però chi sta fuori da questo contesto fa fatica a capire la forza e l'importanza di questo derby. Per cui i tifosi del Toro erano molto arrabbiati perché perdere una partita al 90esimo, dopo che comunque non hai sfigurato per 65 minuti, te la sei giocata alla grande, fa rabbia perché quest'anno il Toro secondo me sta rischiando parecchio, visto e considerato il nuovo allenatore, il nuovo cambio di gioco, ma soprattutto la classifica che indica che il Toro è una squadra che fa fatica parecchio a vincere. È una squadra che farà fatica quest'anno e che rischia di andare in B. I tifosi sono in rivolta, non vogliono più Cairo, vedo delle manifestazioni di dissenso importanti. Poi è normale che dai social trapeli sempre la manifestazione di dissenso e non il consenso. Questo è un dato di fatto, sarà sempre così. Segre però, dove ha sbagliato? Chi ha sbagliato? Ovviamente sono da condannare i tifosi che lo hanno insultato tramite messaggi diretti, perché siamo nel 2020 e ancora certi tifosi non capiscono che i calciatori sono dei dipendenti e le squadre delle grandi aziende, quindi ci sarà sempre qualche dipendente che cambierà casacca, cambierà azienda, ed è un dato di fatto. Queste cose qua, invece, degli scambi di maglia, del fair play, sono cose belle che arricchiscono il calcio, che parlano di rispetto nei confronti dell'avversario e glorificano anche l'avversario in caso di vittoria, oppure rendono comunque onore all'avversario in caso di sconfitta. Non ci vedo nulla di male. Il problema, ragazzi, è che siamo di mentalità retrograda a livello calcistico, soprattutto nelle squadre, diciamo così, di provincia, anche se Torino non è proprio provincia, però per, insomma, l'appeal per la classifica è una squadra provinciale, insomma, è da provinciale, no, il Toro. E hanno una mentalità provinciale, la verità è questa, ma tutte le altre squadre, ma io credo che anche al Napoli fosse successa una roba simile, sarebbe stata vista male. Alla stessa maniera, perché se vedi Osimhen che è felice con la maglia di Ronaldo, lo insultano a mio parere, lo insultano. E quindi la nostra testa da tifoso da cambiare, e ripeto, tutti gli atteggiamenti che ci sono stati dei tifosi contro Segre sono da condannare dalla A alla Z. Però ragazzo mio, caro Segre, ti parlo da ragazzo a ragazzo. Se tu piazzi una foto simile sui social erroneamente o te la fai sfuggire e c'è il rischio che questa foto vada sui social,
Il rischio, caro bello, è che vai incontro ad una shitstorm. Perché come che io vada, che ne so, a una manifestazione di vegani con una corona di pancette qua. Cioè, la gente mi guarda e dice: no, non ci siamo. Oppure vado a bestemmiare in chiesa. E non è male che trovo il cattolico che è un po' girato di scatole e mi lancia un Vangelo in testa. Direi che me lo sono anche meritato. Quindi ci sono dei posti dove è meglio evitare. La libertà deve essere sicuramente un valore assoluto, ma nel calcio ancora non c'è perché la mentalità è antica, è retrograda. Ve l'ho detto, non è una mentalità molto avanzata, non c'è la cultura non c'è la sportività nella mettere bravo l'avversario. Io ci provo, per esempio, sul mio canale, ma non è detto che tutti la pensino allo stesso modo. Ne ho la presunzione di imporre questa roba qua, ci mancherebbe altro. Però io la trovo un atteggiamento molto, molto vecchio, quasi da anni 80-90, no? Pasquale Bruno, quel tipo di calcio là. Tutto questo astio eccessivo. Sono ragazzi ed è sport. Punto. Cioè, bisogna ridurre un pochettino questa cosa. No, 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 una guerra mondiale. Il calcio non è una guerra mondiale. Per cui il fatto che questo ragazzo sia stato insultato non è sicuramente una roba giusta. Ma visto e considerato che il contesto è questo di partenza, il ragazzo, a mio parere, doveva avere l'intelligenza di evitare questa roba. Ma lo dico per lui, non è giusto, perché lui sta limitando sicuramente una libertà, perché va incontro a delle cose sicuramente non positive. Però è la cosa più furba in questo momento, perché finché c'è questa testa e questo atteggiamento, un ragazzo non può cambiare la testa di milioni di tifosi. È un atteggiamento lento che richiede tempo, tempo, tempo su tempo. Però richiede tempo dal momento in cui il ragazzo non va a scusarsi con la tifoseria che l'ha insultato, perché lui ha fatto la cagata di chiedere scusa. Lui non doveva chiedere scusa, doveva dire: signori, questo è un regalo per mio padre che stravede per Paolo Dybala. Io gioco per il Toro e sputerò sangue fino alla fine per il Toro. E voi non potete impedirmi di chiedere le maglie dei miei avversari o di chi che sia. Anche se il vostro giocatore più odiato, non me ne frega niente, io sputerò sangue nel Toro. E lì la società deve essere brava a spalleggiare il ragazzo. E lì la stampa dovrebbe condannare i gesti della tifoseria, anziché raccontarlo come fatto di cronaca mera e basta. Non va bene. Là serve veramente dare l'esempio alla società che spalleggia il ragazzo, che fanno un comunicato e dicono: Segre, ta 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 ta, raccontano la vicenda e tutelano la sua libertà nel fare questa roba qua. La devono tutelare. In questo modo mandano un segnale anche ai tifosi. E la stampa deve spalleggiare questo segnale, raccontando che è una roba orribile quella che è successa, non limitandosi a raccontarla. Perché solo così si fanno le rivoluzioni e i cambi di atteggiamento. Solo in questa maniera. Ripeto, il ragazzo è stato ingenuo perché il contesto di partenza non gli permetteva questo errore. Ma ripeto, è sbagliato il contesto di partenza, non quello che ha fatto il ragazzo. Perché il ragazzo ha fatto una roba di grande libertà. Il problema è che va incontro a queste robe qua. E se poi non le sai gestire, fai anche la cagata di chiedere scusa e di dargli ragione. Questo è, a mio parere, tutto l'errore, il cortocircuito che si è creato sulla questione Segre. Detto questo, ragazzi, hai fatto bene. Tu chiedi tutte le maglie che vuoi, tu che hai l'opportunità, fossi al tuo posto farei altrettanto. E delle critiche dei tifosi, me ne sbatterei a un certo punto. Me ne sbatterei. Devi tutelare la tua libertà, tutelala fino in fondo. Non puoi fare una roba e poi andare a chiedere scusa perché dai ragione ad una mandria di bestie. Questa è la mia idea. Detto questo, iscrivetevi al canale e ditemi la vostra opinione sotto nei commenti, ragazzi. Sono curioso di leggervi. Ci vediamo più tardi per il post conferenza di Andrea Pirlo. Ciao, e sempre, fino alla fine. Forza Juve.